Buongiorno a tutti e benvenuti alle letture e al commento di lunedì 28 agosto. Sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Paolo e Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre, e nel Signore Gesù Cristo, a voi grazia e pace. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presenti l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro. Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da Lui. Il nostro Vangelo infatti non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo. E con la profonda convinzione, ben sapete che ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene. La vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall'ira che viene. Salmo. Il Signore ama il suo popolo. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Il Signore ama il suo popolo. Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetre, gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria. Il Signore ama il suo popolo. Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli. Il Signore ama il suo popolo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito, e quando lo è divenuto, lo rendete degno della Geenna due volte più di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio, non conta nulla. Se invece uno giura per l'oro del Tempio, resta obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E dite ancora: se uno giura per l'altare, non conta nulla. Se invece uno giura per l'offerta che vi sta sopra, resta obbligato. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Ebbene, chi giura per l'altare, giura per l'altare per quanto vi sta sopra, e chi giura per il Tempio, giura per il Tempio e per colui che lo abita, e chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. Eccoci qui. Continuiamo il nostro percorso di letture anche dopo questa piccola pausa estiva. Come vedete sono un po' abbronzato, sono stato in Sicilia, ho condiviso con voi dei video, spero che anche voi abbiate passato del bel tempo, se siete ancora in vacanza, beati voi. Per molti di noi invece la vita
magari ricomincia, ma è giusto così, è giusto che tutte le cose belle abbiano un loro ciclo e che si torni all'operosità anche dopo il riposo. Questa è la via di Dio e ce lo dice oggi anche parlando nelle scritture di oggi della lettura di San Paolo ai Tessalonicesi. Ma prima di questo, intanto volevo dirvi che oggi si celebra la vita di Sant'Agostino, dottore vescovo della Chiesa. Sant'Agostino ha cambiato il volto della Chiesa, perché lui era un non credente, ma era uno studioso, era qualcuno che non si accontentava della spiritualità, della religiosità, quella emotiva, epidermica. No, lui cercava le profondità di Dio, voleva capire. E dopo un lungo percorso, leggetevi la sua storia che è davvero interessante, grazie anche a una grande madre che pregava per lui. Incontra il Signore nella sua vita e diventa una guida, una luce, un faro per la Chiesa che cresceva. Siamo intorno al 300 d.C., ovviamente siamo ai padri della Chiesa. Ecco, che lui ci guida in questo perché oggi le scritture mi fanno venire in mente la differenza tra quella che è una comunità e quella che è una setta. Eh sì, perché nella prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, della prima volta che me ne accorgo, si parla di una comunità bella, una comunità come quella che Dio vorrebbe che fosse le nostre comunità, che fossero le nostre comunità. Infatti è entusiasta come Paolo e Silvano e Timoteo parlano a questa comunità di Tessalonica, dicendo: rendiamo sempre grazie a Dio per voi, ricordandovi nelle nostre preghiere, ricordando l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza. Vedete come dice fede, carità e speranza, poi quello che dirà anche nelle lettere ai Corinzi, nell'inno alla carità. E dice: voi non solo attraverso la parola siete cresciuti, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con la profonda convinzione. Bello questo. Dice anche poi che vi siete convertiti dagli idoli. In poche parole, voi non siete solo una comunità che ha conosciuto il Signore, ma che ha sperimentato le profondità di Dio attraverso la potenza dello Spirito Santo. Voi ci credete davvero, voi amate davvero. È una fede matura la vostra. E questo è come dovrebbero essere le nostre comunità. E questo è in contrapposizione poi con quello che invece Gesù ci dice nel Vangelo di Matteo, in cui parla ai farisei come di una setta. In effetti i farisei, gli scribi e tutti quei movimenti erano molto settari, molto chiusi. E dice Gesù, molto adirato: guai a voi, scribi e farisei, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare. Percorrete il mare e la terra per un solo proselito e quando l'è diventato lo rendete degno della Geenna dell'inferno, due volte più di voi. E iniziate a dire: se uno giura per il tempio non conta nulla, se uno invece giura per l'oro del tempio resta obbligato. E inizia a fare una serie di esempi di setta, cioè quel modo di vivere la comunità tutta piena di regole, tutta piena di logiche insensate. Ed è come le sette di oggi. Oggi anche nel mondo cristiano, a parte certi gruppi religiosi paracristiani che parlano di Gesù, ma non credono nei fondamenti della fede, nella Trinità. Parlavamo di Sant'Agostino, lui quando ha accettato il concetto della Trinità, ha fatto un salto di fede. Oggi ci sono dei gruppi che si definiscono cristiani, come i Testimoni di Geova, per esempio, che non credono però alla Trinità e quindi sono fuori dal cristianesimo e sono gruppi chiusi. E anche però nel cristianesimo a volte c'è uno spirito settarista, dove se tu non sei esattamente come loro dicono che tu sei, tu sei perduto, tu sei lontano, tu non puoi essere accettato, tu non andrai in paradiso, ah, tu sei nelle mani del diavolo e devi fare questo, questo e questo e devi pregare in questo modo, in questo modo, in questo modo.
Guardate che ne ho conosciuti molti di gruppi chiusi che si avvicinano tantissimo all'essere una setta, dove non te ne puoi andare. Ecco un elemento invece del cuore di Dio, che tu devi essere libero di scegliere il Signore. E il Signore si manifesta anche in tante modalità e sfumature. Sì, Cristo è Cristo, i fondamenti della fede sono quelli centrali, ma tu puoi essere libero di entrare e uscire, di vivere quella spiritualità o un'altra spiritualità, sempre col fondamento che Cristo è il Signore, che Gesù è il Signore, sempre accettati e amati. Quando invece loro ti dicono non puoi andare lì, non puoi andare qui, non puoi fare questo, non puoi fare quello, devi sempre riferirti a noi, ai leader, ai responsabili, ai pastori, al pastorale, in una maniera ossessiva, ecco che si sta vivendo la comunità non come quelli di Tessalonica, ma in maniera settaria come quella dei farisei. Ecco che allora il Signore oggi ci dice che dobbiamo invece imparare a capire che vivere la comunità e seguire il Signore deve essere sempre da una parte nella libertà, nel rispetto, nell'amore, nella gioia di cercare il Signore senza imposizioni, ma allo stesso tempo con la dedizione, la passione, l'ardore della fede, della speranza e della carità, come i membri della Chiesa di Tessalonica, lontani dagli idoli anche. Bene, spero che il Signore ci guidi allora a trovare una comunità così, perché noi abbiamo bisogno di vivere la comunità, di non stare da soli, ma con fratelli e sorelle nella fede, e che tutta la Chiesa sempre di più assomiglia alla comunità di Tessalonica, piena di fede, speranza e carità, lontana dagli idoli, ma nella libertà e nell'amore della gioia cristiana. Vi voglio bene, che bello che ricominciamo insieme il cammino della scrittura che è vita eterna per noi. Con questo però vi saluto e ci sentiamo. Che Dio vi stra benedica. Ciao.